Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Anche oggi ritengo di non fare grossi interventi, anzi non ne faccio proprio, perché il messaggio dice veramente, veramente tantissime cose, su cui vi invito sempre, sempre a riflettere, specialmente la dove parla dei nostri giovani, dei guadagni facili. Là che certi genitori, pur di riempirsi la bocca, pur di dimostrare che i loro figli fanno carriera, per il resto non gli interessa proprio niente. Dove essi vanno? Cosa faranno? L'importante che fanno carriera e l'importante che portano a casa molti soldi. Eh sì, figli cari, questa è la società di questo momento, di questo triste momento. Là dove neanche i figli si hanno a cuore, ma solo ed esclusivamente il denaro, per poi potersi vantare o trarne comunque beneficenze. Ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Sì che sono Dio. A tutti, tutti, tutti voi che ci seguite con passione e con amore alla verità, a voi noi diciamo: siate benedetti tra le donne, no, ma tra la donna che Dio aveva incarnato come sua sposa. L'arcangelo Gabriele, no, perché questo citano le vostre scritture. Ma noi vi diciamo che l'arcangelo Michele annunciò a lei: tu partorirai un figlio maschio. E tutti, 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 avendolo preso alla lettera, poiché nessunissimo doveva capire chi fosse il maschio, no, no, era così inteso. Lei avrebbe partorito il genere umano, che a questo mio punto dell'esistenza nulla più di umano ha. Ha molto, ma molto, molto del disumano. Questo sembra essersi sviluppato nell'era dei soldi facili. Facili, facili. Il tiranno è sempre più tiranno. Il comodo è sempre più comodo. E l'inerte è sempre più inerte. Vero figli? È così, vero? In questa mia era è diventato di moda. Meno lavori e più guadagni. Vero figli? E poi si meravigliano che i cervelli devono andare all'estero. Già. Come molto ben dice Nostra Signora, i giovani sono istigati dai vecchi, per così dire genitori, che senza un briciolo e o poco cervello, che pur di inneggiare alla carriera dei figli, tutto, tutto, tutto fanno e o tutto, tutto, tutto sono disposti a fare. Anche per, e non solo, pur di toglierseli dai piedi, ben sapendo che queste creature devono affrontare non pochi problemi. Ma chi se ne frega? Vero figli? L'importante è che se la squagliano di casa. E se possono appena 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 raggiungerli, per così dire,
a fare qualche giorno di vacanza all'estero, in parte già pagata. E allora uno dice: ma dai, Dio, ti ci metti anche tu adesso? Non vedi che qui non si guadagna niente? Non è vero. Sapete invece cos'è successo negli ultimi decenni? Nessuno doveva lavorare. E quelli che lavoravano nelle fabbriche, a loro ci hanno molto ben pensato i cosiddetti sindacati a creare il caos. Nelle famiglie e società, che poi è la stessa cosa, lì ci hanno molto meglio fatto i genitori, che se i figli non studiavano non c'era futuro. Ah no? Non è così che dite voi? E adesso come adesso si vedono molto meglio i risultati. Prendete Nostra Signora e suo adorato figlio, no, ma di più. Loro non hanno specifici titoli di studi. Oppure mettiamola così. Loro si sono laureati per strada, nel senso che ogni strada hanno percorso, in lungo e in largo, ma a loro non manca niente. E non perché sono con Dio. No, no e poi no. Loro lavorano dall'alba al tramonto e anche oltre. Sanno fare ogni cosa che appartiene al quotidiano vivere o sopravvivere. Loro si toccano per mano. Nel senso che si aiutano, scavano, edificano, puliscono, eccetera, eccetera, eccetera. Se voi vedeste la casa di Nostra Signora, è un piccolo paradiso, no, ma è un gran bel paradiso. Sempre tutto, tutto, tutto in perfetto ordine, no, ma di più. Ella è accorta per ogni cosa da fare. Esce allo scoperto e vi farà notare come si affrontano i problemi della vita. Ogni cosa rotta o che si sta per rompere subito viene sistemata. Qui non si aspetta il domani. Qui si fa oggi ciò che potresti fare domani. Scusate, lei ha due mani d'oro, nel senso che orora vi farà notare come si risolve questo e o quello. E sapete il perché? Per lei la vacanza consiste essere più leggera con la mente, ma non con le mani. Quelle non smettono mai e poi mai di fare, fare, fare. Ogni buco viene tappato e ogni ragno viene sistemato. Ora lo so, lo so, lo so. Voi direte: ma se lei è Dio, chi meglio di lei poteva fare tutto, ma proprio tutto, tutto così bene? No, ma meglio. Eh no, eh no, figli cari. Cari figli, ella è prima cosa umana, che come ben dice il Vangelo, il Verbo si fece carne. Dicendovi così, è sottointeso o no? Ogni creatura sulla terra, essendosi lei incarnata, sta e ovvice alla lettera la umana condizione. Non a caso noi siamo qui per lei. Se non ci fossimo noi, lei non avrebbe mai e poi mai saputo di essere quella principessa nella sua fredda stanza.
La Turandot. Nessun dorma. Leggete quel magnifico testo. È di lei che si parla. Il mio nome nessun saprà. All'alba vincerò. Vincerò, vincerò. Già, già, già. Lì lo dice molto bene, vero figli? Nessuno eccetto Dio doveva sapere chi lei fosse. Sua figlia, figlio prediletto, che è sceso tra la gente, così lo nomina il Vangelo. La luce è scesa tra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ed ecco Gino che finalmente ha capito. Sì, 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 è proprio lei quella che descrivono. Lei, anche se avrebbe potuto fare una bella vita, l'ha sempre scostata. Lei ha sempre ed ha sempre lavorato sodo, in casa e fuori casa, sempre e per sempre. Tuttora, alla soglia dei suoi 70 anni, fa e sa fare meglio lei che certi cosiddetti specialisti. Lei sa risalire ad ogni causa-effetto. E anche se lei non si vuole gratificare mai, mai e poi mai, è per lei che cambieranno, ma sta cambiando questo mio atroce e sporco mondo. Nessuno ama pulire, né dentro né tantomeno fuori. Ogni cosa è valida per passeggiare. Lei che la potrebbe fare? O potrebbe fare delle belle passeggiate, poiché è sola. Purtuttavia non si concede spazi per passeggiare. Piuttosto ama curare la casa, la gente che incontra. Cura la mente, i vostri, ma anche i nostri pensieri. Lei è sempre pronta a attenuare i colpi che l'Arcangelo Michele le infligge. Sì, 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 leggete la storia di questo Arcangelo, che nulla di angelico ha, o almeno secondo la vostra immaginazione. Dovete sapere che anche noi avevamo questo mio durissimo compito, portarla sempre nella strada sbagliata. E sapete il perché? Anche noi non credevamo che fosse lei la figlia prediletta di Dio. E quando Dio ci mise sulle sue tracce, noi pensammo che sì, anche Dio ci prendeva in giro. Ma poi, vedendola, osservandola, in piena buona fede, candida, pulita, di gran buona volontà, decidemmo che sì. Forse, forse, forse poteva essere proprio lei. Anche se nulla lasciava trapelare in lei chi lei in realtà fosse. Noi fummo chiamati da Dio ad illuminarla. Noi siamo la luce di Maria. E Maria non è il nome di Madonna, ma sta a significare o simboleggiare Mar-Ia, ovvero lei è il mare. Lei ha fatto il mare e monti? No, lei ha fatto l'universo. Donna, ma anche uomo.
Lei ha vissuto sulla terra circa 3500 vite. Lei fu un Leonardo da Vinci, un San Francesco, un Michelangelo, un Marconi, ovvero tra i personaggi più illustri della storia vi era lei. Ogni qualvolta si reincarnava, passava così a tabula rasa, perché è così che funziona per ogni individuo. Ogni qualvolta si nasce è tabula rasa. Nessuno e o niente deve ricordare la vita passata. E se qualche cenno c'è, è molto, ma molto, molto limitato. Come per esempio un déjà vu. Ma poi per altre cose, poco, 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 devi ricordare, no. Ma proprio non ricordi. Sì. Sì, sì, soltanto così si può attraversare la vita a pieno, calandosi in quel ruolo che Dio ti aveva affidato. Per poter così a pieno riscattare ogni esperienza di quella stessa vita. Oggi vi diamo una chicca. Nei prossimi giorni no. Ma le nuove generazioni, loro, sono e o saranno i veri illuminati. Oggi, tra i nostri apostoli, è nata una bimba e si chiama Luce. Luce, nel vero senso della parablas. È nata una creatura che noi qui abbiamo molto, ma molto amato. Ed è una creatura dei nostri apostoli. Già, già, Barbara e Manuel, complimenti. La bimba è luce sotto ogni aspetto, nel senso che vi illuminerà, e non poco. Ci voleva, in questa mia sporca famiglia no, ma società. Avete capito bene? Lei vi farà riflettere meno e meglio. E così saranno i prossimi secoli? No, ma anni. Ormai il genere umano si sta ripulendo. Grazie a Dio. E ogni creatura che arriva sarà una vera benedizione dal cielo. Per tornare a noi, figli adorati, se lo volete fare, spiazzatela. Io lo so, in molti di voi vorrebbero dirle quanto ci sei stata d'aiuto, ma essi non osano. E invece noi vi diciamo, fatelo. Adesso sì, adesso potete farlo. Anche lei deve uscire dal buio della sua fredda stanza, là dove niente o nessuno le diceva niente, e le sue sofferenze erano sempre le stesse. Ma dai, Dio, perché ti prendi gioco di me? Io non son degna di essere tua sposa. Perché mi prendi in giro? Non ne ho abbastanza che mi prendono tutti per squilibrata sulla terra? Perché lo fai anche tu? Cosa dici, Dio? Me lo merito? Va bene. Si vede che in vite passate dovevo averne combinate così tante o delle belle. Mentre invece non sapeva che Dio non voleva che a lei non fosse risparmiato niente di niente. Ogni fatica doveva conoscere. E ogni sofferenza doveva assaporare, no, ma doveva viverla, vivere, vivere. Ho udito ieri
una signora che, rivolgendosi a lei, la invitava ad essere umile e di cuore buono. Amica, 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 se c'è una sola persona al mio e al vostro mondo che è umile, buona, corretta, onesta in ogni dove, questa è lei. E sai il perché? Lei conosce ogni sofferenza, ogni fatica. E quando sei arrivata lì, l'umiltà non devi accrescerla, ma sei tu l'umiltà stessa. Non a caso si dice che l'umiltà è dei grandi. E chi è più grande di lei? Il Dio donna, madre di ogni conoscenza, nonché creazione divina. Amatela, eh? Lei è la più bella creatura che Dio poteva mai e poi mai mandare sulla terra. Amen, no. Ma alleluia, sì. Grazie sempre per essere con noi e grazie a tutti voi che amate la verità, la giustizia. Ecco, voi siete il popolo eletto, quello che Dio voleva salvare. E finisco con la solita frase: beati gli ultimi perché saranno i primi. Grazie, alla prossima.